Con noi stessi. Intanto la prima cosa è la bellezza del nostro padiglione, la bellezza della nostra Piazza Italia. Grazie anche per il totem, tecnicamente si chiama così, che ricorda che sono 150 anni che la Repubblica Italiana esiste. È bello, colorato, piacevole, ricco. Siamo più numerosi dei tedeschi, cioè del paese che si ospita, e credo che questo difficilmente succeda. È la fiera più importante e adesso vengo ai dati. I primi 10 mesi dell'anno vedono un export cresciuto del 22% rispetto all'anno precedente. Vedono soprattutto un saldo della bilancia commerciale incrementata del 131,5%, che vale più di 900 milioni di euro. Ecco, questi signori, questi operatori, questi vendono, portano a casa in Italia 900 milioni di euro in più di quello che noi spendiamo per comprare gli altri prodotti agricoli, qualcosa di straordinario. Il primo mercato per noi, lo sapete, e non è soltanto nell'ortofrutta, è la Germania, e io un saluto particolarmente affettuoso ai tedeschi lo voglio fare, e lo farò poi personalmente quando incontrerò la fortissima ministra bavarese, Ilse Aigner, che incontro ogni 15 giorni quando siamo a Bruxelles. Ho visto, ci sono alcune cose che possono essere migliorate, come sempre, e noi siamo qui per farlo. Siamo qui con tutte le premesse migliori per avere ancora più forza. È una cosa che abbiamo fatta, abbiamo reso riconoscibile, abbiamo posto le premesse perché il prodotto italiano sia riconoscibile. Già esiste nell'ortofrutta questo. Già esiste questo obbligo di scrivere il paese di provenienza, un acquirente sa da dove viene la frutta che compra, non lo sa quando è in scatolata, non lo sa quando c'è un derivato del pomodoro, ad esempio. Lo cito non a caso, un po' perché l'episodio più eclatante con la concorrenza cinese, un po' perché qualcuno usa i microfoni e le cineprese per parlare di quello che meglio noi produciamo, e cioè del pomodoro di Pachino, al quale va tutta la mia simpatia, e io ci tengo a dirlo ogni volta che mi si offre l'occasione. Ecco, l'ortofrutta italiana è un grandissimo prodotto del nostro paese, in cui possiamo davvero dirci primi in Europa, primi fra i primissimi nel mondo, in alcuni segmenti di gran lunga primi, anche segmenti che una volta non vedevano nessuna produzione nel nostro paese. Ecco, qui sta la ricchezza nel difendere la bontà i nostri prodotti. Ecco perché la legge sull'etichettatura, ecco perché vogliamo che i nostri prodotti e la nostra industria agroalimentare continui ad essere riconosciuta e continui ad essere percepita la qualità superiore delle nostre produzioni. Nessun contrasto quindi con l'Europa,
nessun contrasto con le norme europee, semplicemente, questo sì, va detto, una volta tanto il nostro paese è avanti 2 anni, come ha detto Joan Dalli, il commissario europeo, 2 anni rispetto alla legislazione europea, ma la strada segnata è quella. E io credo che per una volta, non capita tanto spesso, essere in anticipo di 2 anni sul resto d'Europa debba essere un motivo di orgoglio in più. Ecco, come vedete, cerco di dire, la politica ha fatto queste cose per rendere possibile ai nostri imprenditori fare quelle altre straordinarie che sono palpabili in queste sale e sono immediatamente leggibili quando si hanno sotto le mani anche quei pochi dati che io vi ho voluto trasmettere. Auguri all'ortofrutta italiana e auguri al nostro paese. Da Piazza Italia del CSO siamo qui a festeggiare anche il 150° anniversario dell'Unità d'Italia a Berlino con il ministro Galan. E festeggiamo anche la grande vittoria dell'Italia nell'export e lei è il ministro di questa ripresa. Sì, diciamo che se un ruolo mi spetta, se non altro quello di aver portato fortuna alla bravura dei nostri lavoratori, delle nostre imprese, questo c'è stato. Siamo qui a celebrare una grande vittoria. L'ortofrutta italiana vince su tutti i mercati in cui si presenta e noi abbiamo un dovere difenderla per farle vincere ancora di più. Tutti ci aspettiamo dell'autorità che ci risolva i nostri problemi. Cosa possiamo fare noi consumatori? Potete fare tante cose. Intanto scegliere chi se lo merita, perché questa è una responsabilità vostra e tenete conto che la classe politica non è mai né peggiore né migliore dei cittadini che la esprimono. Scegliete meglio. O scegliete quelli che hanno mantenuto le promesse, quelli che si sono comportati bene. Questo può fare un elettore dal punto di vista dell'elettorato passivo. Seconda cosa, partecipare di più alla vita pubblica. Troppo comodo starsene lì a criticare o a dedicarsi al lobby nazionale preferito, cioè che è un po' la sindrome di quelli che vorrebbero essere gli allenatori della nazionale di calcio. Non è così facile. Parlare stando seduti in poltrona è una bella cosa, andare in giro a lavorare è tutt'altra. Terzo, ma questo già lo fate, producete meglio di quello che fanno i nostri concorrenti, i nostri competitor. Nell'ortofrutta ci riesce, non in tutti i settori riesce, diciamo non in tutti i settori riesce così bene, ma l'Italia si difende, no?